Palazzo Pigalfieri è situato su Piazza Santa Margherita, lungo l'asse di Via Roma, che costituisce il decumano della città. Fu costruito dove prima sorgeva la famosa Casa Colonna, nella quale soggiornò la regina Giovanna d'Aragona nel 1493. Nel 1685 venne acquistato per ben 1700 ducati da Ludovico Alfieri e un anno dopo, grazie al matrimonio tra Eusebio Alfieri e Gian Antonio Pica, prese il nome di Pica Alfieri. Nel 1703 fu distrutto e velocemente riedificato ed è considerato oggi uno dei primi esempi di barocco aquilano ad opera dell'architetto Fontana. La facciata principale è tripartita ed è caratterizzata da una balconata che sovrasta i due portali d'ingresso, sorretta da quattro esili colonnine. L'interno è costituito da sale ricche di tendaggi originali, affreschi e statue degne di rilievo. Uno dei edifici più importanti del quarto di Santa Maria Paganica, che è il primo quarto della città. Tutti noi abbiamo frequentato chi più chi meno questo edificio con la libreria Colacchi e pochissimi avevano avuto il privilegio di poter visitare prima del sisma il piano nobile, che oggi viene riproposto in una veste sicuramente più pulita, ma che ha conservato il carattere sia dell'apparato decorativo sia delle finiture sia dei colori originali.